sulla possibilità di sciogliere Forza Nuova, però in realtà quello che hanno chiesto a lei Del Mastro, al di là dello strumento per sciogliere Forza Nuova, sia Nardella che Giannini, è una cosa diversa, è dire Forza Nuova è un partito fascista, è un movimento fascista fuori dalla Costituzione, dirlo chiaramente, la matrice di quella, di quegli attacchi romani è fascista, punto e basta, ed infine ripetere le parole di Fini sul fascismo come male assoluto, perché è inutile dire l'abbiamo già fatta, se uno le ripete, diceva Giannini dopo averlo già detto Nardella, è un modo per sgonfiare questa enorme polemica che rischia, questo io sono d'accordo che rischia di farlo, di avvelenare questi ultimi giorni di campagna elettorale, cosa che non fa bene a nessuno, ovviamente non a voi, ma che non fa bene al clima, a mio parere. Prego. Intanto registro che c'è quel pericoloso fascista di Draghi che ha l'esatta posizione che ho detto prima io, cioè il procedimento di legalità prevede che vi sia un accertamento a seguito del quale il governo potrà operare. Quindi Nardella accusava me esattamente della medesima posizione che ha Draghi, che evidentemente devo ritenere sia un pericoloso sovversivo fascista. L'ho scoperto oggi da Nardella, povero Draghi, lo immaginavamo essere il migliore e il peggiore dei fascisti. Poi io sarei stato invitato qua per parlare di amministrative, dell'immondo tentativo di Gualtieri di recuperare i voti dei 5 Stelle, devo parlare di fascismo, va benissimo, non è un problema, mi sembra di fare, sono nato nel 76 e devo parlare di altre cose. Veniamo al punto, la strumentalità delle posizioni di Giannini, che insiste a fare domande alle quali poi non lascia il diritto di replica, è soverchiamente evidente se solo si presta attenzione al fatto che nel settembre del 2019 Fratelli d'Italia in Europa vota una mozione in cui vengono condannati senza se e senza ma tutti i totalitarismi e gli autoritarismi del secolo scorso. Sa chi non la vota, sa chi si dissocia? Smeriglio del PD, Fratoianni, Pierfrancesco Maiorino, eppure a loro nessuno incalza dicendo perché non hai votato una condanna equanime di comunismo, nazismo, fascismo e quant'altro. Nessuno li incalza, noi l'abbiamo votata, lo abbiamo ribadito nel settembre del 2019 con un voto, cose che quindi la fatica a dire il fascismo è il male assoluto non esiste, si può dire serenamente. Abbiamo votato una mozione in questo senso nel 2019 in Europa. Noi siamo stufi di persone che dovrebbero continuamente sottoporre la destra italiana agli esami ematici a ridosso sempre solo delle elezioni perché non hanno altro argomento che il fascismo. Male pare che noi potevamo fare per esempio un'intera campagna elettorale contro Gualtieri ricordando che andava dal presidente Lula per perorare la causa di quell'assassino delinquente di Di Battista. Lo abbiamo fatto, no? Abbiamo parlato dei temi di Roma. Adesso mi si chiede, dissociati da quello che ha detto Michetti. Peccato che si sia già dissociato Michetti, quindi dobbiamo fare la catena delle dissociazioni, poi lo chiederanno anche a mio figlio, perché Nardella lo chiederà anche a mio figlio, ma nessuno chiede al PD perché non vota in Europa, a differenza nostra, una mozione dove vengono condannati per la memoria condivisa delle tragedie del secolo scorso tutti i totalitarismi. Fratelli d'Italia la votate, il PD no, perché? Allora, Nardella, non la posso far rispondere adesso, devo andare in pubblicità. In più, Ludovica mi dice che mi deve dire alcune cose dal Tempio di Adriano, da Piazza di Piera, dove c'è l'incontro del centrodestra con i tre leader assieme. Salvini ha parlato, sta parlando Tajani. Adesso vado in pubblicità e capiamo come fare, perché insomma adesso se riusciamo a tenere qualche secondo in più cerchiamo di farlo. Augusto, non so quanto urgenza abbia, vediamo, pubblicità, ci sentiamo tra noi. Mom!